Sono le 3 di notte e sto facendo questo video alle 3 di notte proprio perché non riuscivo a dormire, perché tante cose si stavano accumulando nella mia testa e quindi non riuscivo assolutamente a prendere sonno e dovevo in qualche modo sfogarmi. Voglio in qualche modo esprimere forse quella che è la mia perplessità dopo aver visto Star Wars Episodio 9. Ok, allora parliamoci chiaro, essendo che come voi tanti di voi che sono andati a spendere dei soldi per un biglietto, giustamente volete sempre che lo spettacolo sia almeno assicurato. Poi mettetevi anche nella mia posizione, solitamente per andare a vedere un film devo farmi 30 km, diciamo che non ce l'ho sotto casa mia, però mi piace andare al cinema, mi piace assolutamente, io sono pro sala, sono assolutamente a favore della sala. Abbiamo fatto anche una conferenza recentemente a Bologna, io, Wesa e Victor Laszlo, dove tutte e tre, forse Wesa no, però io e Victor Laszlo abbiamo espresso con l'amore che abbiamo nei confronti della sala e il piacere di andare a vedere dei film in sala. E quindi ci tenevo a vedere questo film in sala, anche perché avevo un hype assurdo nel vedere questo capitolo 9, che avevo prima dell'uscita del capitolo 7. Ok, è strano perché ho avuto hype per i film sbagliati. Se ci penso, e entrambi sono stati firmati da J.J. Abrams. Ora capiamoci, questa trilogia è particolare. Quando hanno annunciato il capitolo 7, ho detto wow, la Disney, Star Wars, capitolo 7, J.J. Abrams, e quindi ero veramente in hype. Volevo assolutamente vederlo, volevo vedere cosa avrebbero tirato fuori. Ero rimasto deluso? No. Non del tutto. Ho apprezzato il lavoro di J.J. Abrams, anche se era un po' troppo fanservice, anche se era un po' una nuova speranza, un continuo déjà vu, tutto il film, comunque l'ho apprezzato. Ma di quel film, di quel capitolo 7, ho apprezzato in particolar modo l'introduzione di alcuni personaggi. In particolare Kylo Ren. Da subito l'ho apprezzato per il suo modo di fare un po' capriccioso, ragazzino, che ha questa smania di potere un po' troppo frettolosa, che vuole assolutamente arrivare al potere assoluto e in qualche modo forzatamente passare al lato oscuro, perché vuole rinnegare in qualche modo quella che è la sua famiglia e vuole, diciamo, ispirarsi a quello che è per lui il suo eroe, ovvero Darth Vader. Un ottimo background per questo personaggio. Gli altri un po' meno interessanti, però è arrivato poi il capitolo 8. Ecco, io per il capitolo 8 ero già meno interessato perché il capitolo 7 non mi ha entusiasmato così tanto da poter dire wow, non vedo l'ora che esca il capitolo 8. Capitolo 8, Rian Johnson esce al cinema, io esco dal cinema. Ah, ero elettrizzato, ne volevo ancora di più. Ci sono alcune scene che mi hanno folgorato, ok? Alcune scelte registiche da parte di Rian Johnson, ma anche di narrazione, sono state meravigliose. Il fatto che metti in dubbio anche quello che è il concetto di forza, non c'è più questa voragine tra il bene e il male, diciamo che si mischia un po' tutto. Rian Johnson mette in dubbio quello che è la bontà, forse la saggezza anche di un personaggio pilastro della serie, ovvero Luke Skywalker. Riesce a non rendere mito un personaggio come Rey, trattandola come un nessuno, un personaggio che non ha nelle vene il sangue di qualche eroe o di qualche dinastia particolare, almeno a detta del capitolo 8. Il capitolo 9 è un altro discorso. E quindi io sono arrivato lì e ho detto wow. Ma è meraviglioso il fatto che viene anche messo in dubbio quello che è la lealtà, forse il senso di giustizia da parte della resistenza. E poi ovviamente c'è il primo ordine, che quello regna sempre comunque sovrano, si impone sempre in modo, per così dire, tiranno nella galassia, in questo universo di Star Wars. Ma non è più la stessa cosa.
Ormai, attraverso il capitolo 8, io che mi sono visto i vecchi Star Wars quando ero ragazzino, poi li ho rivisti crescendo, li ho rivisti più volte, ho cominciato a essere anche molto critico nei confronti di alcuni film. Finalmente mi sono trovato di fronte a un film adulto. Ok? Se la prima trilogia degli anni 70 è, per così dire, molto infantile, il capitolo 8, insieme anche a Rogue One, ha dato un'impronta pesante, rendendo il brand molto adulto, mandando dei messaggi forti. E quindi sono rimasto stupefatto, soddisfatto, assolutamente. E credetemi, non ero andato con l'idea di vedere un capolavoro, ho detto, vabbè, sarà un po' come il capitolo 7. Invece no, è un capolavoro. Bellissimo, bellissimo anche lo sviluppo dei personaggi di Rey, di Kylo Ren, lo stesso Finn che viene sviluppato ancora di più, anche il personaggio come Poe, interpretato da Oscar Isaac, viene messo in discussione, anche il suo voler essere per forza eroe, il salvatore di turno, nulla. È un semplice soldato irriverente, un po' sopra le righe, che vuole imporsi, ma si dimostra l'ennesimo cazzone che rischia, che con i suoi errori crea dei danni. Tutti sbagliano nel capitolo 8, tutti si imbattono in determinate problematiche che li portano ancora di più a sbagliare. Lo stesso Luke Skywalker rammenta il suo passato di quando era maestro di Kylo Ren, dimostra di aver sbagliato. La sua saggezza e la sua lealtà nei confronti della forza e di quello che è l'ordine dei Jedi viene messo in discussione. Lui stesso percepisce questo squilibrio nella forza. Ci sono questi momenti dove lui ricorda di essersi comportato come si sarebbe comportato un qualsiasi vigliacco o una persona che ha ceduto al lato oscuro. E questa cosa è meravigliosa! Viene messo in discussione tutto, tutto! E Rian Johnson fa un lavoro magistrale con i personaggi. Magistrale! E io ero rimasto meravigliato. È il classico film che più lo guardi e più hai voglia di scoprire e addentrarti dentro nella lore di Star Wars. Iniziate a crearvi mille storie, mille probabili, pippe mentali su come proseguirà la storia, su cosa accadrà fra i due personaggi, ovvero Kylo Ren e Rey. Anche il loro legame che viene introdotto in Star Wars 8 è meraviglioso, è una cosa quasi morbosa che crea un'ossessione l'uno nei confronti dell'altro e questa cosa si percepisce da subito. L'insicurezza di Kylo Ren non ha bisogno di spiegazioni e parole, la stessa cosa vale anche per Rey, la sua insicurezza non ha bisogno di parole. Sono bastati quei piccoli gesti e queste piccole interazioni tra loro due per far capire che questi due personaggi non sono i classici guerrieri con la spada laser in mano, ma hanno quel qualcosa in più. La cosa che ho apprezzato di più di Star Wars 8 è quando Kylo Ren dice a Rey: tu non sei nessuno, tu non hai nessun ruolo in questa storia, tu sei capitata a caso. È meraviglioso, basta avere questi momenti di cliché dove per forza devi avere il personaggio che deve essere il prescelto di sto cazzo, di qualcosa che magari nelle vene gli scorre il sangue di qualche casata importante. No, sei semplicemente nessuno, nata da una famiglia che ti voleva vendere solo perché moriva di fame. Ragazzi, è importante questa cosa qua ed è bellissimo questo messaggio. Il fatto che un nessuno può diventare un Jedi e questa cosa si vede che l'ha voluta Rian Johnson. Lo si nota anche da come finisce il film. L'ultima scena, ci si vede il ragazzino che ha il bastone in mano, guarda verso lo spazio e comincia a roteare il bastone cercando di scimmiottare le mosse di un Jedi. Ecco. Questo è un messaggio fondamentale perché chiunque può essere parte di questo universo, può essere parte di questa battaglia. Chiunque. Ed è un messaggio meraviglioso. Tutto questo viene buttato giù come un castello di carte dal capitolo 9.
Ma ovviamente uno potrebbe dire, ok, butti tutto giù per ricostruire qualcosa di più bello, qualcosa di più innovativo, qualcosa di inaspettato. Sì, forse inaspettato sì, ma non sempre le cose inaspettate sono per forza positive. No. No, non è che se tu mi metti il classico colpo di scena dove tu fai, oh, mamma mia, ma che davvero? Allora significa che hai fatto la genialata di turno. No. Io potrei rimanere stupito, ma potrei rimanere sorpreso dalla bruttura di un certo colpo di scena, proprio di cattivo gusto, proprio rimane lì sconsolato e dici, cavolo, io ci ho creduto in questo film. Man mano che passavano i minuti, io continuavo a sentirmi sempre e continuamente perplesso. Ora, se non avessi avuto una botta immensa come Star Wars 8 e avessi visto il classico Star Wars un po' infantile come il 7, il 9 forse non mi avrebbe dato fastidio. Ma dopo un grandissimo film, ragazzi, a parte la saga, ma è proprio un grandissimo film di fantascienza come Star Wars 8, ti becchi la sola. Star Wars 9, la sola, l'inculata proprio quella di quelle forti. Io sono amante della saga, ma questo film mi ha deluso, ma mi ha deluso quasi con un'amarezza, perché ragioni sul fatto che è l'ultimo capitolo. Ora non so se faranno un'altra trilogia, forse sì, forse no, non lo so. Vabbè, c'è poi tutto l'universo espanso di Star Wars, tutte le cose che usciranno, ci mancherebbe. Però concentrandoci su quelle che sono le saghe principali, ovvero le tre che abbiamo visto al cinema, vabbè, la prima trilogia io non l'ho vista al cinema, però non ero ancora nato, ma tanti di voi non erano ancora nati. Però questo 9 è una conclusione che ti lascia con l'amaro in bocca. A me ha lasciato poco di positivo e tanta delusione. Sono uscito dalla sala che non ci credevo. Per alcune scelte di trama le ho trovate improvvisate, si vede palesemente che sono improvvisate, cazzo, si vede, senza tener conto di tutto ciò che è stato fatto nel capitolo 8. Ora, io non nego il fatto che anche Ryan Johnson ha un pochino deviato il percorso, ha preso una curva più stretta dirigendosi altrove, però ha tirato fuori un prodotto eccelso. Star Wars 9 no. L'amico J.J. Abrams ha voluto riportare, diciamo, la storia che forse ha sempre avuto in mente, ma ha combinato il disastro. Come vi dicevo, ci sono delle scelte di trama, che io considero aberranti. Ci sono situazioni addirittura imbarazzanti. Verso la fine succedono cose che dici no, ma perché? Perché l'hai fatto? Perché hai deciso di farlo? Perché devi mostrarmi queste cose? Perché mi stai prendendo per il culo? Ma poi il rapporto tra Rey e Kylo Ren, che è cresciuto tantissimo nel capitolo 8, va a scemare completamente nel capitolo 9. Vengono introdotti personaggi ormai iconici, no? Della vecchia saga, come ad esempio Lando, che è servito, giuro, e questo non è uno spoiler, il personaggio di Lando non è servito a un cazzo, ha un benemato cazzo, fan service fatto male addirittura, poi si vede che anche l'attore non ce la fa più, cazzo, quando dice due battute e le dice male, e ti crea questa sensazione di tristezza, E dici perché? Ogni volta che c'è una cappellata in questo film, ti soffermi e dici, ma perché? Il ritorno di Palpatine, annunciato, non mi ha dato fastidio, però c'è proprio il ritorno fisico di Palpatine. Pensavo fosse tipo, non lo so, lo spirito. C'è proprio lui fisicamente, non ci spiegano nemmeno com'è sopravvissuto. Nulla, nulla. C'è Palpatine.
Palpatine con una forza armata immensa, pronto a riconquistare tutto. Quando l'ha formata questa forza armata, Palpatine che ha guidato tutto, aveva già tutto in mente fin dall'inizio. Ora ragazzi, non che mi dia fastidio questa cosa qua, ci sta, ma durante i due capitoli precedenti dovevi mettermi magari dei piccoli indizi, qualche assaggio per farmi capire che ci sarebbe stato qualcosa di più grosso, qualcosa di più imponente al di sopra di Snoke. Snoke è un personaggio fondamentale, Snoke a differenza di tanti che dicono era un cattivo inutile, io no, secondo me no. Il fatto che Snoke è la chiave della trasformazione di uno come Kylo Ren. La morte di Snoke in capitolo 8 è più iconica rispetto alla morte di Han Solo in capitolo 7. Sul serio, è addirittura influisce maggiormente su Kylo Ren. L'uccidere Snoke, il metterlo nella posizione di non avere più nessuno che lo possa contrastare, avere il potere assoluto e decidere lui cosa fare, come proseguire, come conquistare l'obiettivo che ha deciso di raggiungere. E questa cosa era meravigliosa, avere già Kylo Ren come cattivo iconico della serie. Va benissimo l'arrivo anche di Palpatine, ci sta. Come viene motivato? Non viene motivato. Punto. Faranno delle serie alternative nel mondo espanso di Star Wars? Forse sì, ne parleranno, ci mancherebbe. Apriranno mille porte a qualche serie dove andrà ad approfondire la lore di Palpatine? Può essere. Però ragazzi, le cose che succedono sono terribilmente fastidiose. Io sono dell'idea che magari a tanti sarà piaciuto questo capitolo 9, magari l'ha trovato come un'ottima conclusione della saga. Io no, io no. Magari poteva concludersi anche nella stessa maniera, ma è come si arriva che è discutibile. Le cose che succedono, ciò che viene rivelato che è discutibile. Tutte le cose belle fatte nel capitolo 8 vengono tralasciate, proprio ignorate. Quello che vi spiegavo prima, no? La dicotomia tra il bene e il male, che ormai non ha più questa divisione, no? Non esiste più, noi siamo i buoni, voi siete i cattivi e ci scontriamo. No, viene messo tutto in discussione. Qua di nuovo, voragine, buoni, cattivi. Si torna ad essere infantili per l'ennesima volta. J.J. Abrams, come ha fatto nel capitolo 7, non solo tende a soddisfare in modo ammiccante i fan della serie, ma qui esagera, fanservice pesante, ma piuttosto anche becero, ok? L'introduzione di nuovi personaggi, boh. Perché introdurre nuovi personaggi dove non hai tempo di sviluppare, dove lanci informazioni veloci, dove lo stesso spettatore poi deve dire: ah, ma sì, ma quello allora, ah, ma quello, ah, sono stupide queste cose, ma delle robe ridicole. Capitolo 9 bastava chiuderli i personaggi che sono stati introdotti nel capitolo 7, sviluppati meravigliosamente nel capitolo 8. E li chiudi nel capitolo 9, chiudi le loro quest, no? Seguendo la logica di un gioco di ruolo, no? Invece no, introduci altri personaggi, fai ritornare vecchie glorie del passato per soddisfare i fan. Non so che dire, ho trovato di un'idiozia tutto. Non lo so, credo che J.J. Abrams ne pagherà un pochino le conseguenze. E poi voglio essere anche un po' pignolo e scassacoglioni. Manca anche la passione del regista. Si vede che l'ha fatto tanto per farlo, tanto perché ho da chiuderla, ok? Si vede l'entusiasmo di J.J. Abrams nel capitolo 7, si nota fino al midollo.
Nel capitolo 9, no. Poteva essere qualsiasi altro regista. Non ho trovato addirittura scene emblematiche e dire wow, questa scena mi ha fatto impazzire. Non trasmettono nulla, non te li godi proprio perché tutto ciò che c'è prima, all'inizio del film, ti ha già fatto un pochino cascare le palle fino alle ginocchia. Non dalla noia, ma proprio dalla delusione, dall'amarezza. Dici perché? Ma che cazzo? E allora finisce il film e verso la fine non te ne frega più un cazzo. Potrebbero dirti qualsiasi cosa, potrebbero spararti qualsiasi rivelazione straordinaria, inaspettata, ma ormai non te ne frega più nulla. Lo guardi per inerzia, lo guardi con amarezza, ma per inerzia, solo per l'affetto che hai nei confronti di questa saga. Dal primo colpo di scena avevo questa tentazione veramente di dire mi alzo e me ne vado, dopo questa no, cioè no. Ma già dalle prime scene, ragazzi, credetemi, dalle prime scene, quando parlano di determinate cose per raggiungere determinati luoghi con determinati oggetti, ho detto: ma che cazzo è sta roba? Cos'è diventato? Un film della Marvel? Ma sì, è Disney, ok? Perché questa scelta? Perché non me ne avete parlato prima? Perché nessuno ha tirato fuori questa cosa prima? Cambiano completamente il background di Luke Skywalker. Intendo Luke Skywalker, quello vecchio, con quello anziano, che abbiamo imparato ad approfondire in Star Wars 8. Cambiano completamente la logica del personaggio. Era bellissima quella cosa lì. E finisce così. Questa è la mia personalissima opinione sul film. Penso di aver parlato tantissimo, ho cercato anche di parlare di quello che è il capitolo 8 e vi ho anche detto cosa mi è piaciuto e secondo me ad oggi, ora che ho visto tutti i 9 film, senza contare ovviamente tutti gli universi espansi, eccetera, prequel, eccetera, eccetera, avete capito? Tra tutti i film, i 9 film, decisamente il capitolo 8 è il mio preferito insieme al capitolo 5, ok? E quindi, e forse anche il capitolo 3, ok? Forse perché c'è la trasformazione da Anakin Skywalker in Darth Vader, nonostante abbia anche tantissimi difetti il capitolo 3, però c'è tanto affetto, lo ammetto. E per il resto, tutto discutibile, però questo capitolo 9 mi dispiace, è il peggiore. Cioè, odio ammetterlo, ma veramente è il peggiore. Seriamente, è il peggiore. Per il resto, che dire? Ragazzi, andatelo a vedere se non l'avete ancora visto. Non dovete basarvi sulla mia opinione, io ho solamente detto ciò che ho visto io e ciò che ho provato io nel vedere questo film. Sono rimasto molto deluso, ma l'avete capito. E niente. Tornerò a parlare ancora di cinema, me l'avete chiesto in tanti su Instagram, ogni tanto mi metto a fare sessioni domande su entrambi i profili, sia su quello di Nebo sia su quello principale. E sì, tornerò anche a parlare di cinema, perché no? Vorrei sviluppare un discorso più ampio su film come The Irishman, che penso sia il film più bello dell'anno, insieme a Parasite, che ho trovato meraviglioso, meraviglioso, se la giocano bene. Poi vabbè, c'è anche il film di Tarantino, è stata meravigliosa l'annata 2019, abbiamo visto tante pellicole interessanti. Il ritorno di grandi registi come Scorsese e Tarantino, quindi che dire, io sono super soddisfatto, ne parleremo, approfondiremo. Se lo vorrete, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate di questo Star Wars 9. Mi raccomando, non spoilerate agli altri la trama e tutto ciò che avviene nel film, magari avvisate con scritto spoiler. Sarò felice di leggere le vostre opinioni e che dire. Che la forza sia con voi e speriamo di dimenticarci al più presto questo capitolo 9. Io spero di dimenticarlo. Brutto.